Un occhio di strega, una squama di drago, una mano di mummia, una coda di goblin e 3 caramelle di mais. 2 caramelle di mais. Chi ha invocato il mio spirito proprio nella notte di Halloween? Ah, grande spirito di Halloween! Aiutami, per favore! Ai miei amici Halloween non piace più! Allora non piace più Halloween? E qual è la motivazione? Beh, loro dicono che non fa più paura perché ormai sono grandi. Grandi, hanno detto? Beh, gliela farò pagare! I miei demoni e fantasmi si riuniranno, così i tuoi amici davanti ad ogni cosa si spaventeranno! Trasformati in bambini? Hai detto che erano grandi? Non intendevo questo. Wow, Corvina! Perché sei così grande? Perché noi siamo così piccoli? E perché sono così adorabili? Mi sono fatto la pipì addosso! Ecco qui i dolcetti. Iniziamo con gli scherzetti. Dolcetto o scherzetto, Ive? Oh, abbiamo già fatto noi i giochi di parole. Sembra uno scherzetto, ma io ho un dolcetto per voi. Adesso basta, abbiamo già usato le parole dolcetto scherzetto. Voi non potete usarle di nuovo. Bene, voi fate i giochi di parole, Ive. E noi Titans faremo giustizia. Non distruggerete l'industria di dolcetti. Troppo tardi. No! Tutti quei buoni dolcetti scomparsi! Halloween è ormai rovinato! Avete interrotto la danza del mostro spaventoso e distrutto le scorte di dolcetti! Avete rovinato Halloween a noi e ora noi lo rovineremo a voi! Rovinare il nostro Halloween? Ah, neanche un fantasma ci riuscirebbe, va? Fantasma? Ci sono! Allora, qual è il piano? Sguardo rivolto a me, Titans! Venite più vicino, più vicino... Perfetto! E adesso? È un pessimo piano! È stato facile! Finalmente abbiamo distrutto i Titans! Fantastico! È ora di dormire. Luci spente. E lume da notte acceso. Lume da notte spento? Luci accese! Luci accese! Luci, 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 luci! Ah, non mi piace per niente il buio! Non riesco a vedere niente! Devo trovare una luce! Oh, la mia tibia! Il mio plesso solare! Cyborg, va tutto bene! Abbiamo sentito urlare una ragazzina! Ah, un mostro a 8 occhi! Ah! Oh, l'ho spaventato! Wow, il mostro vi ha colpiti, ragazzi! Non c'è corrente, controllerò domani! No, tu vai a controllare immediatamente! Cyborg, tu hai paura del buio? Ah, ma che dici? Certo che no! In quanto amici ti capiremo. Io no. Già, i bambini hanno paura del buio. Io non ho paura del buio! Ho paura di quello che il buio nasconde. Wow, spaventoso! Vero? Tutto ha avuto inizio a un pigiama party tanti anni fa. Mi hanno obbligato a giocare a Scary Terry. Il gioco che fanno i bambini che invocano un fantasma? Non è un gioco, ragazzi! Non è un gioco! Raccolsi il mio coraggio, guardai lo specchio e pronunciai le parole... Scary Terry! Scary Terry! Scary Terry! Quella notte sono riuscito a scappare. Ecco perché dormo sempre con la luce accesa. Sì.
Dolcetto Scherzetto vi divertite a fare, ma è l'ora di farvi correre e gridare! Per divertirci non ci serve la TV, ci sono le storie del terrore attorno al fuoco. Ah, sembra divertente. È divertente la mia idea. Certo, perché no? Lo farete e io non dovrò urlare contro nessuno. Sembra una cosa deliziosa. Calmo Robin, calmo, non ti agitare, per una volta sono tutti contenti. Io no, io voglio tornare a casa. 3 su 4, andata, chi vuole cominciare? Comincio io, ho una storia super tenebrosa, spero per voi che abbiate le mutande di ricambio. Allora, c'era una volta un taglialegna che si era perso nel bosco e girava in tondo come uno scemo. Faceva tipo: ragazzi, mi sono perso e giro in tondo come uno scemo. Ma poi trovò una capanna e fece tipo: forte, così mi riposerò un po'. Ma lui non sapeva quello che altri taglialegna sapevano. È infestato di fantasmi. Il taglialegna si stava rilassando quando udì una voce agghiacciante. Ti ho portato dove volevo, adesso ti mangio! Il taglialegna era uno che ne aveva passate di cotte e di crude e non si spaventava facilmente, così tornò a coricarsi. Ma la voce riprese a farsi sentire, stavolta più forte. Ti ho portato dove volevo, adesso ti mangio! Il taglialegna cominciò ad avere paura e fece tipo: devo scoprire da dove viene questa voce agghiacciante! Ti ho portato dove volevo, adesso ti mangio! Per caso trovò una stanza segreta da far gelare il sangue. Il taglialegna fece tipo: devo entrare in questa agghiacciante stanza segreta. Era completamente vuota, a parte un piccolo, inquietante teatrino sul fondo. Il taglialegna spostò il sipario e che cosa vide? Una piccola scimmia allucinata con una caccola sul dito che diceva: ti ho portato dove volevo, adesso ti mangio! Ah, ah, ma che storia! Che cosa disgustosa! Ah, ci siete cascati in pieno! Se vedeste le vostre facce! Vedi, Cyborg? Non era meglio... Che vi avevo detto? Fa tanta paura! I vestiti strappati! Oh, li ho appena comprati! Oh, i capelli sporchi e arruffati! Non ho avuto tempo di lavarli stamattina! Che faccia sporca e brutta! Questa è la mia unica faccia! Oh, ci dispiace! No, avete ragione! Dovrei prendermi più cura di me stessa! Allora, come la sconfiggiamo? Wow, che strano modo di dire: oh, Cyborg, avevi ragione! Scusami per averti fatto rivivere il trauma della tua infanzia! Ci serve uno specchio. Ho tanti specchi a figura intera in camera. Ah, ha bloccato la tua stanza! Vai, Tansha, alla forchetta! Go, go, go! Ci hai messo davvero degli specchi? Fra le altre cose. Robin, è fantastico! Wow! Bello, amico! Oh. È un campo di pallacanestro, quello? No, è una sala da bowling. Il campo è nel seminterrato. Wow! Sì, sì, è impressionante. Ma c'è un demone che cerca di mangiarci l'anima adesso! Dobbiamo tenerci tutti per mano. Chiudiamo gli occhi e facciamo molto, molto silenzio. Ehi, fantasmi! Vogliamo parlarvi! Andatevene via! Che c'è? Mai assistito a una seduta spiritica? Come va, sciocchi? I Titans! Bel tentativo, ma grazie a voi siamo fantasmi! Consideratevi perseguitati! Perché stai parlando in questo modo? Perché è così che parla un fantasma!
È davvero fastidioso! Lo sappiamo! Allora smettetela! No! Vi prego! Ok! Grazie! Era uno scherzo! Che cosa volete? Vogliamo divertirci per Halloween, rovinando la vostra festa, comportandoci da fantasmi! Quindi vi siete fatti annientare da noi per poterci perseguitare la notte di Halloween? Ripensandoci, è stato un errore! Ma ehi, che cosa possiamo farci? Si prende una decisione! Abbiamo capito! E poi non fate tanta paura! Ma davvero? Scusate ragazzi, è tutta colpa mia, ho invocato lo spirito di Halloween! E perché l'hai fatto? Perché Halloween è il giorno dell'anno che aspettiamo sempre con ansia! Zucche, dolcetto scherzetto, case infestate, volevo rivivere questa atmosfera! Invece ho rovinato Halloween! Stai scherzando? Anche se ho cambiato il pannolino 3 volte, è stato l'Halloween più bello di sempre! Spero che il mio Glortrab non smetta mai di tremare! Sì! Avere paura è una cosa divertentissima! È come tornare ad essere un adorabile bambino! Davvero? Allora riforniamoci di energie con i dolcetti e annientiamo quei mostri! Spirito di Halloween, ti ordino di ridarmi i miei amici e ritornare nel tuo regno! Ma non farmi ridere, giraffa rosa! Sono un pretty Pegasus e il nome è Scintilla! Ora le zucche! Yeah! Accendetele! Continuate, ragazzi! Ive, so come liberarci dei Titans! Allora facciamolo subito! Non vi piacerà? Cosa è successo? Il dottore vi ha curati. Siete come nuovi. Vuoi dire che stiamo bene? Quindi adesso non possiamo più parlare in questo modo? No, amico, è inappropriato. Abbiamo rovinato il vostro Halloween. Ci avete dato fastidio, ma la festa di Halloween è stata fantastica. Avevamo la casa infestata. Ad essere un fantasma è stato bello. Oh, un attimo, ci siamo divertiti tutti? Sì. Ma sì! Indosserò l'abito cerimoniale. Stanotte l'oscurità scenderà sulla terra. Il terrore si insinuerà per le strade e i bambini grideranno di paura. Stanotte affronteremo i nostri più grandi demoni. Buon Halloween!